All'incirca al 30° minuto del primo tempo il risultato è di 0-0 con il Napoli che affronta la formazione greca del PAOK di Salonicco con la formazione Giuliani, Ferrara, Carannante, Fusi, Corradini, Renica, Crippa, De Napoli, Careca, Maradona e Romano. Dalla parte opposta la formazione greca con Gitsiudis, Karagiorgiou, Mavreas, Mitoglou, Maliufas, Lagonidis, Barbokis, Skartados, Small, Fernando e Alexandridis. Non ci sono stati fatti salienti nell'arco della prima mezz'ora di gioco, il Napoli ha sostanzialmente tenuto sotto controllo la formazione avversaria, ma in pochi momenti, soltanto intorno al 25° con un tiro sulla rete esterna di De Napoli, si è reso realmente pericoloso. Pallone recuperato da Careca che cerca spazio lontano dall'area avversaria, la triangolazione con Maradona e poi l'impatto tra Careca e Mitoglou. Rivediamo. Ci potrebbero essere forse gli estremi dell'ostruzione se non del calcio di rigore dopo il tunnel di Careca ai danni di Mitoglou, l'arbitro comunque lascia correre, vedete Careca che si rialza, Maradona dopo il calcio di punizione battuto, Crippa che stringe verso l'area avversaria, lascia partire proprio dal limite un gran tiro a sorpresa che sorvola la traversa. Stringe i tempi il Napoli in questo finale di primo tempo, ecco Careca inquadrato. Un rimpallo lo favorisce, torna sul pallone il brasiliano, mette verso il centro, il colpo di tacco di Romano ancora per Careca, Fusi, l'apertura per Crippa, si lancia Carannante ma è lo stesso Crippa che va a concludere a sorpresa costringendo al tuffo e alla deviazione affannosa Gitsiudis. Fusi sul traversone, esce Gitsiudis, ancora un'incertezza, il tiro di Fusi, Carannante, la conclusione di pugno come può Gitsiudis. Cerca la conclusione Careca, non la trova sfortunatamente il giocatore brasiliano che sembrava volesse colpire di testa, poi si è lasciato scivolare il pallone sul piede destro colpendo e costringendo alla parata il portiere avversario. Fernando sul quale prevale Renica, in panchina il Napoli a Di Fusco, Bigliardi, Filardi e i due giovani di Rocco e Giacchetta. Maradona. C'è Careca che si fa vedere al centro dell'area, ancora Careca, l'intervento falloso su di lui di Mitoglou e il calcio di rigore concesso da Schmidhuber. È stato velocissimo Careca nel movimento di torsione in area per liberarsi verso il tiro e ha in pratica costretto Mitoglou all'intervento affannoso che rivediamo, la forbice sulle gambe di Careca, il calcio di rigore indiscutibile che al 13° minuto scoccato, il 14° minuto iniziato, il Napoli si appresta a battere con Maradona. Ora è contro Gitsiudis, Diego Armando Maradona. Gitsiudis da una parte, pallone dall'altra, 1-0 per il Napoli al 14° minuto che sta per scadere adesso, 13:50. Napoli in vantaggio meritatamente. Poteva forse ottenere qualcosa di più anche prima, soprattutto un'apertura di ripresa in due o tre circostanze. È passato su calcio di rigore, giustamente concesso per atterramento di Careca da parte di Mitoglou e trasformato da Diego Armando Maradona che segna così il suo 12° gol in una Coppa Europea. E ora tutto a posto, si può riprendere con questo calcio d'angolo, ultime chance per il Napoli, ultime possibilità nel mucchio, Karagiorgiou di testa riesce a toccare mettendo oltre la linea di fondo, c'è il calcio d'angolo ma c'è anche la fine, la conclusione della partita con un minuto e mezzo di recupero concesso da Schmidhuber, vittoria dunque per 1-0 del Napoli sul PAOK di Salonicco, una vittoria importante ma certo non completamente rassicurante per il Napoli chiamato tra un mese a un difficile incontro di ritorno sul terreno dei greci.